Via Romana è una zona della nostra città, un asse di ingresso in città che è ricchissima di esercizi commerciali e di grande qualità. Quindi, insomma, è una delle feste, diciamo, di strada, forse anche più partecipate. Sì, Via Romana ormai è una tradizione, quindi il secondo sabato di settembre è un appuntamento fisso ad Arezzo, è una festa che vede la partecipazione di oltre 60 attività tra commerciali, artigianali, pubblici esercizi, della strada. Sono tutte attività veramente di qualità e importanti, conosciute in città. È un vero e proprio centro commerciale naturale in realtà, perché è una strada veramente ricca di tutti i tipi di attività, e dall'abbigliamento all'alimentare, insomma, è ormai conosciuta ad Arezzo, diciamo, vede gente anche veramente da fuori zona. È una festa molto partecipata, quindi ci aspettiamo un bel numero di persone, un pubblico importante anche quest'anno. Anche chi sta in zone periferiche, insomma, ha bisogno di essere promosso, sostenuto, fatto vedere. Questo è il nostro compito alla fine. Quindi per noi è un motivo di orgoglio che questa manifestazione continua ad avere un notevole successo. Allora, Assessore, ci ha detto che, insomma, questa promozione del territorio comunale in senso lato passerà presto anche proprio dagli strumenti più moderni, quindi internet e social network, con proprio, insomma, alcuni dipendenti comunali dedicati solo a questo. Sì, si sta lavorando già da un po' di tempo per cercare di dare un supporto proprio a tutte queste manifestazioni, anche locali, proprio per riuscire a farle conoscere meglio e più velocemente ai cittadini. Perché spesso magari non si partecipa perché o si è saputo in ritardo oppure non l'abbiamo letto magari nei giornali. Il vostro è un lavoro importantissimo, però noi vogliamo un po' affiancare anche magari la parte più social. Quindi noi come Comune patrociniamo sempre molto volentieri queste attività, proprio perché la vocazione magari del centro storico è turistica, però poi dobbiamo anche ricordarci che tutte le periferie o comunque le zone un pochino più lontane ci sono tante attività commerciali che è giusto aiutare, e queste manifestazioni danno una mano forte.